Ancora grossi disagi sulla linea Chiasso-Como-Milano. Se sulle altre tratte gestite da Trenord la situazione infatti risultava migliorata, moltissimi pendolari comaschi stamattina erano di nuovo alle prese con treni in ritardo e corse soppresse. L'odissea dei giorni scorsi, dovuta al malfunzionamento del nuovo software di gestione dei turni dei macchinisti, non si è conclusa dunque per tutti. Mentre l'azienda sembra essere tornata al vecchio sistema risolvendo parte dei problemi, è lo stesso portavoce dei pendolari a raccontare le disavventure delle prime ore della giornata. Questa mattina, dopo il 6:16, arrivato con 17 minuti di ritardo, la situazione è di nuovo precipitata, spiega Ettore Maroni. Il 6:24 è arrivato 66 minuti dopo, il 6:49 è stato cancellato, il 7:11 è arrivato con 26 minuti di ritardo, il 7:16 con 18. La situazione si è poi stabilizzata sui 10 minuti medi di ritardo fino alle 8:46, quando la corsa è arrivata oltre un'ora dopo. Il problema della gestione del personale viaggiante continua ad esserci, aggiunge Maroni. Lo confermano diversi pendolari che hanno sentito parlare di personale ancora mancante. Purtroppo, dice, l'informazione agli utenti, specialmente nella stazione di Como, non è sufficiente. Per gli altri gruppi pendolari sul resto delle linee, conclude Maroni, la situazione sembra migliorata. I dati ufficiali di Trenord relativi alla mattinata, quindi da inizio servizio fino alle 10, parlano del 97% delle corse programmate effettuate. Poco meno del 70% è arrivato puntuale o con un ritardo entro i 7 minuti.